Lions batte la 2-1 vecchia guardia, siamo qui con l'attaccante dei rischi. I rischi avete creato poco, è arrivato un gol sul rigore e un altro su errore del portiere, però l'importante è vincere. L'importante è vincere, non come vincere, è stata una partita magica, con interventi duri, però abbiamo vinto, questo è l'importante. Gli avversari diciamo hanno creato qualcosina in più di voi. Ma siamo stati più concreti, loro tanti tiri, ma tutti fuori. Hanno sprecato parecchie occasioni. Sì. Come proseguirà questa Boys League? Oggi mancavano molti giocatori, alcuni difensori centrali molto forti, Civico. Speriamo che la prossima saremo al completo e andrà tutto bene. Grazie tedeschi. Grazie. Ciao. Ciao. Una porta, mi! Una porta! Finita Real Corso Fossato, Real Corso vincenti 6-3. Siamo qui però con il difensore centrale del Fossato Fiorillo, migliore in campo stasera. Avete perso i tre gol di scacco. Qualche errore del portiere, però abbiamo giocato comunque non come sempre. L'attaccante ha fatto 4 gol, credo, 5. Quindi ha fatto un grande. Nonostante comunque i 5 gol dell'attaccante, tu hai giocato a difesa in un modo spaventoso. Comunque non sei riuscito a vincere sia per quello che abbiamo giocato noi sia per la bravura dell'attaccante. Vi rifarete nella prossima. Speriamo. Grazie. È tutto dalla Boys League. Vai. Siamo per il Sorrentino, si è giocato in prima difficile, e quindi come stava la partita? No, abbiamo giocato bene, comunque era lo scontro diretto, abbiamo un po' sudato. Comunque non penso che siamo stati fortunati, perché comunque ci si è visto sul campo che abbiamo meritato, no? Sì, certo. È stata difficile accettare. È stata un po' difficile combattere, ma solo perché erano molto alti, avevamo problemi. Avevamo problemi con le palle alte. Infatti che il nostro pupillo Vinopoli non ha segnato oggi, però comunque. La partita 7-1 a centrocampo. Sì. Però perché l'abbiamo meritato. La maglia d'Italia numero 8, come si chiama? Moccio. Secondo me hanno tenuto. Sì, hanno tenuto bene la partita. L'hanno vinta anche loro, soprattutto loro. E poi c'è la magia di mio cugino. C'è il pallonetto che non è qualcosa, è il secondo pallonetto che fa sul rigore. Lui è realizzatore, ha sporcato la partita sul rigore. Che c'era fatto il rigore? Grande freddezza, con il clima, grande freddezza, piazzato, perfetto. Comunque questa vittoria la dediamo al nostro amico di squadra, Charlie Ramaglia. Si è fatto male, si è fatto male. Oggi se veniva, stiamo meno freddo, che c'è una Ramaglia per il testo di più. Teniamo un po' con l'unghia incarnita. Il nostro prossimo scontro. Qual è la prossima? No, la prossima abbiamo la squadra di Geppi Monturi. Però penso che ovviamente male. Siamo 6 persone di meno. Comunque giocheremo con le Primavera, perché giocheremo con la tutta mutata. Però comunque abbiamo 4 forti. Quanto manca lo scontro? No, il Boss Concordia non è la prossima, ancora tra 2 settimane. Invece deve arrivare bene. Sì, però ci arriviamo bene. Magari un po' di turnover la prossima. Un po' di turnover sicuramente. Vabbè, lui no, mai, loro mai. Due sempre in campo. Loro due è fissi. Dobbiamo vincere tutte le dobbiamo partite. Dobbiamo vincere. Non siamo al Napoli, noi possiamo fare il turnover. Non abbiamo una testa. Tengo comunque. No, perché noi vogliamo dire solo una cosa, che veniamo da 5 scontri con questa squadra. Cioè, 5 partite con questa squadra, 19 gol fatti e 2 subiti. Penso che la carta canta, no? La carta canta, 5 partite, 20 gol fatti e 2 subiti. Anche perché dopo questa vittoria un'intervista fatta da Pastore. Comunque è un onore per noi. Sì, pastina. Mi disse il suo ex collega di Palermo, i giocatori piccoli non possono giocare in campo perché... No, ragazzi, comunque c'è squadra antimafia, c'è squadra antimafia nella mezz'oretta, quindi noi vi salutiamo. Diciamo, se mi trovo un passaggio, forza Galatasaray, perché c'è sempre Galatasaray. Un motto ci sta. Molto lo stiamo organizzando, l'intervista mettete la tua. Vorrei andare a casa perché devo studiare. Se vogliamo chiudere questa intervista. Sì, dai. Io invece devo fare finale. Devi andare a cantare. Devi andare a cantare. Ma parte per duetto. Parte per Melfi lui. No, niente Melfi. Vai. Ciao, basta. È stata una.
ascolta. Siamo qui con Mastroianni, attaccante del Boys Concordia. Boys Concordia che batte Sporting Portieri Spagnoli 4-1. Una partita sentita, quasi una sorta di derby. Bella vittoria. Sì, ci tenevamo tanto a vincere questa partita perché, come ben sapete, sono nostri rivali sempre. Le squadre del abbiamo fatto un'ottima gara che ci aiuta anche per il morale. Via Francesco! Diciamo che le azioni principali venivano dai piedi tuoi e di Strino. Come avete portato alla vittoria, diciamo, della squadra? Sono contento di essere... Sei stato il migliore in campo. Mister, vuoi dire qualcosa per questa vittoria? All'inizio abbiamo sofferto un po', poi siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio e abbiamo fatto 4 gol grazie al nostro ragazzo, mi fa molto piacere. Anche se non mi stanno mai a sentire. Mister Torino! La 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 la, Mister Torino!